響き渡るアリエ。E ragazzuoli, siamo tornati qua con i video registrati da casa su YouTube dopo una settimana di video ovviamente pre-registrati o comunque anche stati live da Twitch. Io ovviamente ragazzuoli vi invito assolutamente ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente lasciate un bel like e scusatemi se in questi giorni, anche ovviamente per via della febbre, sarò un pochettino così, però un po' più come energie, però ripeto, ho la febbre a 38 anche in questo momento, quindi si fa quel che si può fare. Detto questo, buona visione! Bentornati oggi su Twitter. Bene, sì ragazzuoli, siamo qua con una notizia ben importante, ragazzuoli, molto molto importante, che parla della collab con ReZero. Ovviamente ragazzuoli, però prima di iniziare vi ricordo assolutamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciare anche un bel like, perché ovviamente sempre supportare il canale e ovviamente commentate dicendomi la vostra, perché tra l'altro, se lo potete vedere a schermo, se tutti quelli che mi seguono, che guardano i miei video, comunque che mi seguono, fossero iscritti al canale, saremmo oltre e ormai ben oltre i 40.000 iscritti. Quindi ragazzuoli, conto su di voi, mi raccomando. Ci tengo a prendermi anche due secondi di questo video per ringraziarvi tantissimo della maratona estendibile. Ragazzi, abbiamo superato ogni record, io vi ringrazio davvero tantissimo per questa maratona. 24 ore boys è stato un successone davvero, grazie a tutti quelli che ci sono stati e anche e soprattutto quelli che hanno fatto la maratona insieme a me, quindi ragazzi, grazie davvero a tutti. Vi ringrazio anche qua perché su Instagram non so perché, ma la storia è scomparsa, quella del ringraziamento, quindi per i pochi che l'hanno visto è ok, ma ho deciso di farla anche qua su YouTube. E detto veramente tutto questo, direi che possiamo iniziare con il parlare di ReZero. ReZero banner della collab è stato cliccato per appunto ormai ieri, però ieri sera sul tardi se non mi sbaglio, alle 11 infatti, questo post da 7DS Leak, che ovviamente ci viene a dire il banner, ReZero banner di collab, i nomi completi dei nuovi eroi sono ReZero, Strega di Avidità e Echidna e poi Spada Santa Reinhardt, Spada Saint, Saint Sword in ogni caso. Il banner di BTS Serie includerà Echidna, Reinhardt e le quattro vecchie unità ReZero. Questo lo sapevamo, esattamente come quello di Slime, Slime, ma se non ero anche di KOF, quindi di ticket, quello shoppabile da 20-30 euro più o meno, ci sarà per appunto un rate diviso 6, quindi su di un 16%, 17%, non lo so, proprio così su due piedi, perché ovviamente sarà possibile trovare i quattro vecchi ma anche i due nuovi, quindi anche qua ovviamente è una cosa che già si sapeva. Abbiamo per appunto nuovi personaggi che sono Echidna e Reinhardt confermati, ed ecco qua le immagini. Tanti, c'è un ragazzo su Twitter che mi ha detto che effettivamente come modelli non sembrano chissà che. Ovviamente boys, questi non sono i modelli, questi sono gli artwork dei personaggi, così come questi sono gli artwork e anche quest'altri, no? Quindi esattamente sono gli artwork di Reinhardt e Echidna. Confermati ovviamente i loro due come nuovi personaggi della collab di ReZero. Ora essenzialmente io mi ripeto anche in questo video perché si è un po' ufficializzata ancora di più una cosa. Secondo me si poteva far meglio. Echidna ci sta perché è un personaggio che soprattutto nell'ultima season, anche se l'ho skippata mezza perché mi ha annoiato, diciamo che prende piede e parecchio nella serie. Reinhardt è un personaggio completamente inutile al cazzo, devo essere sincero, non serve un cazzo, è un personaggio terziario totalmente. Per quanto mi riguarda c'erano scelte molto più carine e molto più sensate. Lo stesso Tigrotto, io lo chiamo così ma non mi ricorderò mai il nome, quello lì in mutaforma che diventa la tigre gigante, l'uomo tigre gigante, che comunque è uno dei personaggi principali dell'ultima season dentro quel cerchio magico del paesino relegato, non mi ricordo il nome, però comunque sicuramente i fan di ReZero capiranno. E lo stesso Rosval era un altro personaggio molto più plausibile e molto più sensato di Reinhardt, quindi non sono molto contento di questa scelta di aver messo Reinhardt così completamente a caso. Ripeto, per me è un personaggio completamente passabile, se non addirittura inutile.
per certi aspetti. Quindi diciamo che sono un po' titubante su questo personaggio. La cosa che però, essendo che comunque ha una spada, sono curioso di vedere la sua reliquia, perché come tutti sappiamo, lei ovviamente, tutti i personaggi quando c'è la rerun, oltre a dare le reliquie anche a quelli nuovi, avranno anche a quelli vecchi, quindi è molto molto carino comunque. Parlando di quelli nuovi, vedere la reliquia di Reinhardt sarebbe molto molto carino vederla, ovviamente la vedremo. Cosa molto importante, la reliquia anche di Emilia, perché l'arma di Emilia è Pac, raga, è il gattino, quindi sono curioso di vedere il gattino come cambierà. Boys, potrebbe essere con un'armatura, ve lo dico tranquillamente, o semplicemente una... un accentuamento, un'accentuazione così, un gatto accentuato, nel senso magari più peloso oppure più aggressivo magari come aspetto, gli mettono l'aura classica, no? Che ci sono le reliquie d'oro, magari l'aura d'oro oppure l'arcobaleno, è un bel fatto. Ovviamente anche la reliquia di Rem, ragazzi, sarà credo una clava classica classica, non credo che cambierà molto anche lì. Sarà con un altro che ovviamente da reliquia, magari d'oro con un'aura arcobaleno, non è fatto. Quindi diciamo che le cose sono molto molto basic. Spero però le reliquie molto belle, soprattutto le reliquie forti, non troppo. Alzo le mani non troppo per Emilia, perché ragazzi Emilia, ma anche Rem volendo, sono personaggi forti già ancora oggi. Voi non vuoi... decaduti nel tempo, ma è normale, è passato un anno e passa dall'ultima collab di Re:Zero, quindi è normale che siano decaduti un po', però non voglio che si crei il... visto che Emilia serve veramente 6-6, spero che la sua reliquia non sia troppo devastante, detto sinceramente, perché comunque ci sarebbero veramente in pochi player a riuscire a portarla 6-6, ok? Perché comunque, veniamo da Essarossa, veniamo da Zeldis, le gemme sono un po' finite, no? Quindi mettere la collab di Re:Zero ora con plausibile Reinhardt e Echidna, magari forti uno dei due, un po' come è stato con Rimuru e Shuna, e volendo una reliquia di Emilia, un personaggio che va fatto 6-6, magari reliquia pure rotta, sarebbe troppo ad avvantaggiare chi ce l'ha già 6-6, ok? Perché deve vestirci il giusto. Quindi non lo so, spero che la reliquia rotta alla Milim, anche se poi per il personaggio di base è diverso, però ce l'abbia Rem, se non addirittura Ram, Beatrice ragazzi fuori dal cazzo, non mi interessa proprio niente, figuriamoci. Ram sarebbe veramente carino, diciamo che Re:Zero è veramente una collab interessante, reliquia interessante, personaggi che potrebbero tornare up, Ram ragazzi già è buona ora, figuriamoci con una reliquia se gliela fanno a modino, ok, così anche Rem, anche lei ragazzi è forte, può da fare, e Emilia mi spaventa tantissimo, ho paura che torni il meta di Emilia, fortissimo, con una sua reliquia ragazzi io ho veramente paura, sperato che non sia una reliquia alla Rimuru. C'è Broken, ok? Lo stesso vale per ovviamente Kidna e Reinhardt. Spero che te due sia rotta Kidna, se proprio uno deve essere rotto, però... In teoria, vedendo un po' le collab precedenti, no? KOF, tra Terry e Iori c'è stato quello rotto, no? Terry. Tra Rimuru e Shuna, per quelli di Slime, Rimuru è quello totalmente broken, anche oggi è totalmente broken. Qua io spero che tra i due sia Echidna, ma per un semplice fattore che tra lui mi piace di più, cioè Echidna è un personaggio sensato, Reinhardt è completamente a caso, quindi se devo scegliere Echidna tutta la vita, cioè, a rigore di logica. Quindi, oltre a questo, vediamo qua anche i ticket del bingo, ovviamente con l'immagine di Echidna, e troviamo anche qua altri ticket di Echidna del bingo. Continuando però, volevo un attimino soffermarmi su questo post di Marilli, che ha detto, essenzialmente, tutti hype per Re:Zero, ma dimentichiamo questo del ban dell'anno scorso. Ragazzi, questo è il ban dell'anno scorso, di aprile dell'anno scorso più o meno, del banner della prima collab di Re:Zero. E essenzialmente vediamo che è uno scempio, cioè questo banner ragazzi, e i banner collab sono così, non è una novità, però hype sì, hype di qua, hype di là ancora, però insomma i banner non è che brillano il miracolo, cioè, quello di Zelda è 10 volte meglio, se non fosse per i PG collab, intendiamoci, almeno riesce l'idea di Natale Tarmel, Sarie, Jormungandr, quindi personaggi di un certo spessore, qua vediamo nessuno, letteralmente, sarà un banner aggiornato per amor di Dio. Ma non ci distanzieremo più di tanto da questo
da questo banner qua, ve lo dico tranquillamente, verranno aggiunti due personaggi, Kidna e Reinhardt, e poi il resto saranno PC da riempimento. Non mi sorprenderei se vedessi Derry, Deathpierce e Denzel, ok? Detta tranquillamente. Tra l'altro l'ho anche editato questo post dicendo: Madonna, che schifo che era il banner di Zero, porco due. Di fatto era uno schifo abissale, ma anche per l'anno scorso, cioè l'anno scorso quando uscì già faceva schifo, tiriamoci un anno e mezzo dopo. Quindi, speriamo che il banner almeno sia decente. Speriamo sinceramente. Io, boys, vi ringrazio tantissimo per questo video. Ci vediamo ovviamente oggi live alle 2. Alle 2 saremo in live, alle 2 fino alle 4. Mi raccomando. E ovviamente, boys, siamo tornati al pieno regime, ovviamente, sia per le live che per i video. Io vi ringrazio tantissimo. Iscrivetevi, lasciate un bel like, mi raccomando, qua sotto al centro. Trovate tutti gli altri video, a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede. Conto su di voi. E let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!